Giuro di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. E la verità è che mi sono rotto il cazzo. Bella riga, come va? Tutto a posto? Spero tutto bene, dato che io sono in una situazione di merda per l'ennesima volta. Adesso con calma vi spiegherò che cosa sta succedendo, perché non sto più portando contenuti, perché sono sparito dalla faccia di YouTube e dai social in generale, però prima facciamo un passo indietro. Torniamo a maggio 2021, sì, maggio 2021, il periodo in cui ho iniziato un pochino a lasciare andare il mondo di YouTube. Per quelli che mi seguono da un po' di tempo, da un po' più di tempo, sapranno che l'anno scorso mi sono licenziato dall'azienda dove lavoravo e questo ha comportato un'enorme quantità di tempo a disposizione da dedicare ai miei video e comunque ai miei lavori. In quel periodo stavo rimettendo a posto la mia tuono, quindi ho approfittato, dato che ero a casa da lavoro, per spingere su questa cosa qua del canale e della moto. Principalmente l'ho fatto perché volevo rivedere a tutti i costi la mia moto finita. Ma poi con la scusa del sistemare la mia tuono portavo anche i contenuti per YouTube. Era diventato quasi il mio lavoro. E questa cosa mi gratificava un sacco perché a me piace personalmente fare i video. A me piace stare davanti alla telecamera e raccontarvi e spiegarvi ogni minima cosa di quello che faccio e di come lo faccio. I problemi hanno iniziato a giungere quando ricominciai a lavorare. Problemi, tra virgolette, nel senso che comunque fortunatamente il lavoro sta andando bene, mi piace il posto, mi piacciono i miei colleghi, mi piace il mio lavoro, finalmente amo il mio lavoro, amo fare quello per cui vengo pagato, quindi non è tanto una questione di problemi dovuti al lavoro, no, anzi, l'unico problema è la mancanza di tempo. Se aggiungiamo alla mancanza di tempo anche numerosi fattori come i pezzi che arrivano in ritardo, i pezzi che oltre ad arrivare in ritardo arrivano anche sbagliati, vari e-commerce spagnoli che secondo me dovrebbero andare a fare il mestiere del panettiere invece che vendere ricambi di moto online, perché veramente mi è successa la qualunque. Per questo stramaledettissimo albero motore io ho perso non so quante ore di nervoso. Insomma, sono tutte quante cose che si sarebbero potute risolvere con poco. E invece è andato tutto quanto a ramengo. Ma adesso vi spiego esattamente che cosa è successo. Sono fermo con la chiusura del blocco motore perché una volta dovevo aspettare un pezzo, un'altra volta ero convinto che il pezzo andasse bene, in questo caso la biella. Per chi ha visto il mio video precedente dove provavo a rimontare il motore del gas gas, si ricorderà bene che la biella non andava bene, appunto, perché la biella era troppo corta. Allora ho mandato a prendere una biella diversa, stavolta una compatibile con il mio modello di moto, però tanto compatibile poi non era. Comunque questa cosa qua, questo fatto della biella ve lo spiegherò nel prossimo video, in un prossimo video magari dove spero che mi arrivi la biella giusta, dove finalmente riuscirò ad assemblare sto benedetto motore. E niente, ho ordinato questa biella, l'ho fatta montare sull'albero, ma poi ho scoperto che non andava bene, perché insomma non era completamente compatibile con il mio modello di moto. La mia moto è una moto, cioè è un modello un po' più particolare del normale, quindi ho scoperto che ci vuole proprio una biella specifica. Non va bene una biella compatibile, ci vuole proprio la sua biella specifica. Io sapevo benissimo che mi serviva una biella specifica, vado a cercare sul listino dei ricambi originali gas gas, copio il codice del prodotto originale, cerco direttamente su Google, dico cerchi su Google il codice originale, qualcosa ti verrà fuori. Mi salta fuori il link di un sito spagnolo, un e-commerce tra l'altro molto conosciuto almeno lì in Spagna, ma vedo che anche qua da noi in Italia molte persone comprano da quel sito. Non vi farò nomi perché c'è stata una lotta eterna con questo sito per farmi rimborsare completamente, dato che la biella che avevo ordinato da loro, pagata come originale, quindi pagata fior di quattrini, come saprete benissimo anche voi, le bielle originali, cioè i prodotti originali, i ricambi originali e non quelli compatibili, ma dico proprio quelli forniti dalla casa madre, costano di più rispetto che ai prodotti compatibili. Felice come una Pasqua per aver comprato questa biella che si sperava originale, ha aspettato un paio di settimane perché in Spagna di caccia anda a fare la siesta, porca puttana, non c'ha mica voglia di lavorare. Oh, è vero, rega, cioè, chiedo scusa agli spagnoli che ascoltano, ma sembra quasi che non abbiate voglia di fare un cazzo. Beh, detto questo, felice come una Pasqua, attendo il mio pacco dopo essere arrivato un po' in ritardo.
tra virgolette, un po'. Apro il pacco e scopro che mi è arrivata la stessa biella che avevo montato prima, che non era perfettamente compatibile. Sapevo che non andava, Cristo santo, io mi aspettavo una biella originale, invece no, mi è arrivata una biella che non è la stessa biella di prima. Praticamente l'ho pagata quasi il doppio. E lì, giustamente, uno gli girano un pochino i coglioni e ho iniziato a fare proprio terra bruciata contro questo sito di merda, perché esigevo, non è che chiedevo, esigevo che mi venisse rimborsata l'intera somma con tanto di spedizione a carico loro per quella maledettissima biella. Allora che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente quello che qualunque persona avrebbe fatto. Ovvero ho iniziato a rompergli i coglioni fino a quando non hanno ceduto e hanno detto va bene, dai, ascolta, per chiuderla qua facciamo così, ti mandiamo il corriere, tu dacci la biella, poi basta, poi ti rimborsiamo. E niente, quindi adesso sono ad un punto di svolta, ovvero ho di nuovo i soldi in tasca, cioè almeno si spera, devo aspettare che arrivi il pacco a loro, però teoricamente ho già i soldi in tasca. Ho trovato un sito dove si spera che stavolta vendano la biella originale del mio gas, mi rimane solamente di aspettare. Devo solamente aspettare che mi spediscano la biella e poi dopo si vedrà come continuare. Questo in sostanza è quello che è successo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, perché non sembra, ma per una fottutissima biella, io sono diventato scemo. Sono diventato scemo a tal punto che mi sono letteralmente arreso, cioè ho perso la voglia, ma me ne rendo conto e mi dispiace. Io mi dispiace, vi chiedo scusa, vi chiedo enormemente scusa, perché per colpa di prima uno, poi l'altro ancora, ma forse un po' anche colpa mia perché non mi sono informato come si deve prima, insomma per tutta una serie di cose io ho perso la motivazione di fare video, nonostante a me piaccia, ripeto, mi piaccia veramente tanto fare video, perché comunque vedo che voi mi date la carica e questa cosa comunque mi ripaga di tutti quanti gli sforzi. Comunque sia, ve lo dico tranquillamente, ho perso la motivazione. Ma non è solamente questo il problema per cui ho smesso anche di fare video. Oltre al fatto della perdita di motivazione, c'entra anche il fatto che, ragazzi, io ormai ve lo dico, tanto siamo arrivati a questo punto, fatto 30, facciamo anche 31. Io volevo guardare, anzi, sto disperatamente cercando, è da maggio, da quando ho cominciato a lavorare che ci sto guardando, per un posto, tipo un garage, un locale piccolino, in affitto, dove poter trasferire tutta quanta la mia attrezzatura e cominciare a lavorare, a fare qualcosa di serio lì dentro. Perché? Non che mi trovi male qui dentro nella mia postazione, cioè io qui dentro alla fine ho ricostruito da zero un Aprilia Tuono V4, cioè ragazzi, una roba da pazzi, chi è lo stolto che si metterebbe lì a smontare una moto fino all'osso a momenti e poi rimontarla completamente da solo? Nessuno, solamente io, sono io, presente, io sono lo stronzo, ciao, piacere. Comunque, tornando al discorso, sto cercando tuttora un posto dove potermi trasferire, perché in primis questioni di spazio. Ok, che questo è un garage molto molto grande, però non è tutto quanto a mia disposizione, è comunque garage dove ci metto dentro la macchina di mia sorella, poi adesso che è arrivata la stagione invernale facciamo il carico di legna, cioè quindi io mi ritrovo a dover lavorare in... Se sono 10 metri quadrati è tanto. Allora è giusto che voi vediate la situazione qua all'interno di questo garage. Io sono questo cristiano. Per arrivare qui devo fare questo, perché è facile fare il video con la telecamera puntata così. È così che si riesce a rendere conto una persona veramente di quanto poco spazio io abbia in questo buco di merda. E niente, questo è il garage. Cioè, capite ora perché io me ne voglio andare da questo buco? Quindi anche questa cosa qua di dire vado in un posto che sia tutto mio, dove me la gestisco completamente da solo e tutto, è una cosa che mi alletta veramente veramente tanto. Quindi io adesso sto cercando disperatamente un garage dove poter continuare a fare le mie cose, anche perché andando in affitto per conto mio automaticamente non c'è più il problema di sto registrando, passa mia madre, poi dopo passa mia sorella, poi dopo passa mio padre, poi torna mia sorella, mi chiede delle cose, mi deconcentra, io magari sono lì infognato che sto cercando di capire perché il motore non funziona o perché la biella non va bene. Insomma, principalmente i fattori sono questi due.
spazio e privacy. Però non demordo, io continuo a cercare e per il momento mi faccio andare bene lo stesso anche questa postazione. Se dovessi avere delle notizie sarete informati, e quanto prima, si spera. Non so se ho detto tutto quello che volevo dire, però, ah sì, dalla via che ci siamo ho fatto una playlist di Spotify per chi magari come me si mette in garage a sciapinare con i motori e vuole sentire della musica buona. Sappiate che io ascolto principalmente rock e rap, poca roba italiana, molti artisti stranieri. Se avete voglia di darci un'occhiata vi lascio il link in descrizione della mia playlist. Così, insomma, vi fate un po' una cultura, entrate un po' nel mio mood. La playlist si chiama Sfascio da Garage. La trovate su Spotify, se non riesco a mettere il link qui sotto. E poi che cos'altro? Basta. Ragazzi, io spero che questo video vi abbia un po' delucidato e risollevato il morale, sapendo che io fortunatamente non sono morto, e per fortuna, ma continuo ancora a respirare, a vivere e a bestemmiare contro gli spagnoli, quindi direi che sto ancora bene. Detto questo, è arrivato il momento di concludere questo video, forse molto probabilmente l'ultimo video dell'anno di questo canale. Non so se riuscirò a pubblicare questo video prima di Natale. Nel caso, se riesco a pubblicarlo prima di Natale, buon Natale, passate delle buone ferie e noi ci vediamo nell'anno prossimo. Spero che il 2022 sia veramente l'anno della svolta, perché non ce la faccio più. Voglio che questa moto esca dal mio garage, non ce la faccio più, non la voglio, basta. Sono rotto il cazzo, basta. Spero di mantenere questa promessa, ragazzi. Vabbè, detto questo, come sempre è stato un piacere, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, andate ad ascoltare la mia playlist di Spotify. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, buone vacanze e buon anno.